Buongiorno ad Anna Zafesova, giornalista e traduttrice russa. Nel 2021 lei pubblica da Paesi Edizioni il libro Navalny contro Putin ed è alla lettura, io l'ho trovato e lo trovo essenziale per intendere lo spessore e il palinsesto di questa vicenda che è tuttora in corso. Anche le domande che io farò ovviamente non dispensano nessuno dalla lettura del libro. Un'intervista non è un sunto di un libro o confrontarsi con la trama del lavoro o permette a ciascuno di farsi delle opinioni che non sono semplicemente, diciamo, nella battaglia tra le propagande, per dire in breve quel che sta capitando in Italia e anche altrove. La mia domanda allora è come trova oggi la posizione di Navalny e anche di Putin rispetto a Navalny? C'è qualche, come dire, c'è qualche influenza diretta rispetto alla guerra di invasione che la Russia di Putin continua contro l'Ucraina? O sono quasi due cose, diciamo, differenti? Buongiorno e grazie per questo apprezzamento del mio lavoro. Questo libro l'avevamo pensato con gli editori di Paesi Edizioni, l'avevo scritto appunto un anno prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia in una visione che si concentrava sullo scontro soprattutto interno in Russia, che in quel momento sembrava appunto far vacillare il potere di Putin come mai prima era successo nel quasi quarto di secolo in cui Vladimir Putin si trova al Cremlino. E io sono tuttora convinta che uno dei motivi, no, probabilmente non il primo e nemmeno il secondo, ma uno dei motivi per cui Vladimir Putin ha lanciato l'invasione dell'Ucraina era stato proprio quel squilibrio, colpo alla sua autorità che aveva portato Alexei Navalny e il suo movimento. Putin aveva bisogno di consolidare il suo consenso, sempre più eroso, aveva bisogno di compattare il suo elettorato su basi nazionaliste e imperialiste e quindi dopo aver trascorso tutto il 2021 a trasformare quello che prima era stato un sistema autoritario, poi le varie definizioni di questo sistema, ci sono stati molti dibattiti tra gli specialisti e gli esperti di Russia, però comunque si trattava di un sistema, diciamo, misto, dove poteva esistere un qualche tipo sempre più limitato di dissenso e di critica. Il 2021 ha segnato, con la repressione, con l'arresto di Alexei Navalny e la repressione del suo movimento, ha segnato la trasformazione della Russia da un autoritarismo in una dittatura che molto coerentemente a quel punto ha anche lanciato una guerra coloniale di invasione, diventando anche una dittatura militare, quindi la guerra è stata usata anche come pretesto per ulteriormente eliminare o mettere a tacere dissidenti, movimenti, ONG, media rimasti ancora parzialmente non asfaltati dal Cremlino. Quindi in questo panorama politico completamente cambiato, il movimento di Alexei Navalny e Alexei Navalny stesso, sono stati abbastanza, possiamo dire, sono stati distrutti. Cioè la situazione attuale è che Alexei Navalny si trova in carcere, è stato già in carcere, è stato arrestato il 17 gennaio del 2021 per scontare una condanna, intanto a quel momento già scaduta con la condizionale per una truffa, una condanna di anni e anni fa, ovviamente anche quella dettata da motivi politici, e già in carcere è stato processato altre volte e quindi in questo momento è stato condannato prima a 10 anni, poi adesso a 19 anni di carcere in una prigione di massima sicurezza, quindi a processo di appello finito. L'obiettivo di Putin dovrebbe essere quello proprio di nascondere anche quel poco che oggi riusciamo a sapere di Navalny in una prigione dove praticamente non riescono a entrare avvocati,
dove non si possono fare visite, dove è estremamente difficile comunicare con i detenuti, e quindi mettere a tacere anche quel poco che Navalny attualmente riesce a far filtrare attraverso i suoi avvocati al mondo esterno, anche come leader di un movimento contro la guerra, perché Navalny la guerra l'ha condannata senza mezzi termini e ha chiamato i russi a opporsi al regime di Putin anche su questo versante, quindi anche a boicottare a non appoggiare la guerra, eventualmente a boicottare per quanto possibile i reclutamenti e insomma a non partecipare a questa guerra. Dopodiché c'è stato un dibattito all'interno del movimento di Navalny su quanto fosse opportuno passare anche a forme di lotta no, non più solo non violente, per esempio, dando fuoco ai commissariati militari, e già su questo il movimento si è molto spaccato, anche perché buona parte del movimento si trova oggi in esilio, secondo i sondaggi fatti dagli stessi sociologi, russi indipendenti. La maggior parte, la quota delle persone che hanno appoggiato Navalny, guardato i suoi video, comunque simpatizzato a Navalny, hanno dato soldi al suo movimento, tra chi è fuggito dalla Russia nell'ultimo anno e mezzo è elevatissima, è più intorno al 60%, mentre nella popolazione generale è molto più bassa. Quindi possiamo dire che la guerra lanciata dal Cremlino contro l'Ucraina è stata anche una guerra contro quella Russia che si opponeva al putinismo e che in qualche modo si riconosceva nel messaggio del movimento di cui Navalny è stato l'organizzatore e anche il volto più riconoscibile. Possiamo dire che quel che è la cittadinanza ucraina oggi come resistenza a questa invasione, resistenza che è nota ormai anche dai suoi lavori, che nessuno si aspettava né l'Occidente né la Russia tra Occidente e Oriente. Pardon, e le chiedo se, come dire, se si sta, come dire, se si sta definendo qualche cosa. Lei, in conclusione del libro, farà disamina di quelle che sono le ipotesi che hanno, diciamo, Putin, Navalny, una certa parte della società russa. Sì, la mia domanda era che stavo perdendo per strada, mi scuso. Non è che chiamiamo così, la cittadinanza non è un partito, non è un elemento Certo. per scrivere la storia. Non è che quel che c'è, non dico neanche quel che resta, forse è troppo, ma quel che c'è di cittadinanza russa è quella che ha Navalny come alfiere, che ha Navalny come è un po' questo oggi. O ci sono altri aspetti di questa cittadinanza russa in Russia? Si può Ma cogliere? allora, sicuramente c'è una correlazione molto forte tra chi si oppone o che comunque disapprova la guerra e chi simpatizza per Navalny. Poi all'interno del movimento del dissenso vediamo anche altri, ovviamente altri personaggi, tanti altri gruppi. Poi, come tipico dei movimenti liberali, sono sempre molto più frammentati di quelli autoritari. Abbiamo ovviamente anche chi non riconosce Navalny e chi lo considera troppo estremo, chi lo considera al contrario addirittura troppo allineato al Cremlino. Cioè, poi ad andare ad ascoltare quel mondo, come sempre, si trova di tutto, però diciamo, mediamente possiamo dire che un russo che condanna la guerra, un russo che o manifesta contro la guerra all'estero, perché non è possibile praticamente manifestare in Russia, tranne appunto pochi casi di attivisti che si sacrificano fondamentalmente perché alla discesa in piazza segue immediatamente l'arresto. Tra chi in Russia opera altri tipi di resistenza nascosta, che possono essere sì appunto atti anche di violenza o di sabotaggio contro
lo Stato, le forze armate russe, oppure per esempio assistenza ai profughi ucraini per cercare di farli uscire dalla Russia, oppure altre forme, oppure diffusione di filmati sui social, eccetera, eccetera. No, diciamo, mediamente la maggioranza di queste persone sono in qualche modo, possono essere ricondotte a una galassia Navalny, cioè avranno guardato i video di Navalny, condivideranno almeno in parte il suo messaggio. Questo certamente. Per quanto riguarda le ipotesi che si facevano 2 anni fa su possibili sviluppi, ovviamente queste ipotesi non prevedevano la guerra, quindi per certi versi è un'analisi completamente da buttare, perché non appunto prevedeva varie ipotesi più o meno pacifiche, più o meno non violente di cambio regime in Russia. Nessuna prevedeva una guerra, nessuna, cioè oggi ovviamente l'ipotesi più probabile è non. Almeno vista da qui, vista da dove ci troviamo adesso, è che a far cadere il regime di Putin non saranno i russi, ma saranno a questo punto gli ucraini. Cioè, co infatti, come dicono molti esponenti del dissenso russo, augurano la vittoria all'Ucraina di sconfiggere la Russia, perché ritengono che soltanto una sconfitta militare, anche pesante e umiliante, della Russia in questa guerra di invasione possa non solo far finire il regime di Putin, ma riportare la Russia su una strada di democrazia, di rispetto di diritti umani, di deimperializzazione, di superamento di questo revanscismo nazionalista. Sì, mi ha attirato una sua formulazione nel libro, tenendo conto di questo scarto immenso dovuto alla guerra. Un modello arcaico di guerra di tutti contro tutti e di un gioco a somma zero. Mi pare che comunque rispetto a quello che sta facendo Putin sia valido. Allora, come dire, o esplode, cioè perde la guerra, o implode, può ancora implodere, cioè può ancora capitare qualcosa per cui dall'interno, adesso l'ha già tolta questa questione, ma poi chissà che cosa accade, ma nemmeno all'interno della ristretta cerchia oligarchica qualcuno ancora ci proverebbe? Detto Allora, un pretesto ancora, così, diciamo, così. per l'analisi, io non sono riuscito a capire se Prigozhin quel gesto sia indipendente o abbia pagato una prova, sì, che tanto poi vediamo. Ma allora, indipendente in che senso? Che Prigozhin abbia agito. Davvero che non ha fatto nessuna marcia per davvero. Ma no, ma allora questa è un'ipotesi che chissà perché è straordinariamente popolare in Italia. Io non l'ho mai sentita esporre praticamente da nessun'altra parte. Probabilmente è un'abitudine nazionale alla dietrologia, perché è come, cioè, il danno che Prigozhin ha recato a Putin, il danno di immagine, la debolezza che Putin ha mostrato nel farsi sfidare in questo modo, cioè, continuo a non capire quale avrebbe potuto essere l'eventuale vantaggio di Putin in un finto golpe, però vedo chiaramente qual è stato il danno. Il danno è stato tale che poi ha dovuto farlo saltare per aria il Prigozhin, perché non poteva tollerare che un uomo che l'avesse umiliato e spaventato in questo modo, sfidando non soltanto Putin, ma tutta la macchina repressiva di Putin, l'esercito, il Ministero dell'Interno, quindi la polizia politica FSB, la Guardia Nazionale e per tutti gli altri numerosi organismi della sicurezza, i cosiddetti enti della forza, come vengono chiamati nel gergo politico russo, che sono tutti rimasti praticamente paralizzati ad aspettare che un manipolo di mercenari, di qualche migliaio di persone addestrate finché si vuole, armate finché si vuole, ma un manipolo di soldati arrivasse alle porte di Mosca e si fermasse fondamentalmente più o meno per propria buona volontà. Cioè, il problema di Prigozhin è stato un altro. Prigozhin, appunto, era un capo di mercenari, non è un politico. Quindi
ha saputo organizzare molto bene una rivolta, non sapeva cosa fare di una rivolta che avrebbe potuto probabilmente anche vincere a livello puramente militare. Non aveva nessun strumento per poi prendere in mano il premio che avrebbe eventualmente vinto, cioè il potere, cioè il golpe l'avrebbe potuto anche fare. Il problema di un golpe in Russia, che è il problema anche di tutti gli altri oligarchi e cortigiani di Putin, è il dopo, cioè al di là della realizzabilità di un golpe. Che in un potere così centralizzato, così incentrato su un solo uomo, è complicato, sì, ma nello stesso tempo è facile perché basta eliminare quell'uomo e il potere è finito. Il problema è il dopo, il problema è chi è di questi personaggi che poi va alla televisione e dice il nostro caro leader Vladimir Vladimirovich Putin è scivolato su una buccia di banana mentre camminava verso il Cremlino e adesso al suo posto ci sono io. Il momento dopo il sistema si sgretola, è qualcosa di cui si rendono conto critici di Putin come sostenitori di Putin, perché è un sistema appunto monarchico che è fondamentalmente imperniato su una sola persona e su una corte di fedelissimi. A differenza, per esempio, dell'Unione Sovietica, che Putin sogna tanto di ricostruire, in Unione Sovietica, con tutto il sistema dittatoriale, esisteva anche una struttura, cioè si basava. Il potere di una sola persona, che tra l'altro, tranne Stalin, non è stato mai così fortemente personalizzato come nel caso di Putin, si basava su un partito che contava 12 milioni di iscritti, su una polizia politica onnipresente, su una macchina che nel bene e nel male, più che altro nel male, arrivava fino all'ultimo villaggio in Siberia e che aveva anche, dire, una teologia, un'ideologia che è cambiata nel corso dei 70 anni dell'Unione Sovietica, però è sempre stata comunque anche un collante. Qui fondamentalmente abbiamo una cleptocrazia, non, diciamo senza grandi idee, e le poche idee che ha sono anche idee molto false, perché appunto vediamo come la Russia. La retorica ufficiale della Russia è sempre più antioccidentale, sempre più isolazionista, nazionalista. Tradizionalista, guarda sempre più all'Unione Sovietica, all'impero dei Romanov. Nello stesso tempo sappiamo, e lo sappiamo per certo perché è venuto fuori se non altro nel corso dei sequestri per le sanzioni internazionali, che praticamente tutti i gerarchi putiniani hanno soldi, case, aerei, squadre di calcio, famiglie in quell'odiato Occidente che Putin minaccia di bombardare con la bomba atomica. Un giorno sì e l'altro anche. Quindi, diciamo, il rischio, tornando alla guerra di tutti contro tutti, il rischio molto alto di una fine del regime di Putin e la trasformazione di questo regime in una guerra per bande, appunto, di tutti contro tutti, che è il principale deterrente, secondo me, di molti putiniani nel non lanciare golpe. Perché si rendono conto che la guerra di Putin li sta portando verso il disastro, ma nello stesso tempo hanno paura di non riuscire diciamo, a gestire un'alternativa, anche perché anche loro, come Prigozhin, sono dei politici, sono o dei personaggi, nel migliore dei casi, dei servizi segreti, quindi con una forma mentis da poliziotti. Oppure sono oligarchi, quindi con una forma mentis da imprenditore, oppure sono dei cortigiani, cioè dei personaggi arrivati lì perché erano amici e persone di fiducia di Putin, quindi che si rendono perfettamente conto che senza Putin verranno spazzati via il giorno dopo. E credo che per il momento è questo il principale ostacolo a un golpe interno. Tutti, a cominciare dagli ucraini, contano su questo sviluppo tutto quello che si è fatto finora, dall'offensiva sul campo dell'esercito ucraino alle sanzioni, è finalizzato a questo, cioè l'idea che una guerra iniziata a Mosca si deve chiudere. Però il problema è che Putin ha costruito un sistema di potere, appunto, monarchico tale da rendere questo passaggio estremamente difficile. Può accadere. È molto probabile che accadrà, è molto probabile che stia accadendo e non lo sappiamo perché quel tipo di sviluppi, che ovviamente di cui verremo a sapere nel momento in cui avranno successo oppure falliranno clamorosamente, come per esempio, non so, anche per gli attentati contro Hitler, no? Nel 1944.
Quindi sicuramente può succedere, però perché diventi un movimento veramente di massa, cioè un movimento che convinca una massa critica dei gerarchi putiniani che è meglio rischiare piuttosto che tenersi lo status quo, credo che ci vorrà una sconfitta militare, comunque altre sconfitte militari e una visione sempre più chiara e inesorabile del fatto che la Russia non può vincere la guerra. Cosa che appare abbastanza chiara a noi che guardiamo da fuori, ma che al Cremlino spesso non ci si rende ancora conto, probabilmente. E poi la percezione che l'alternativa è veramente il baratro, quindi anche da un punto di vista economico. Quindi temo che per questo tipo di sviluppi ci vorrà ancora qualche tempo, quanto mesi. Più questo visto da qua è molto difficile da dire. Quindi in Russia c'è una difficoltà di lettura nel leggere quel che sta accadendo perché la propaganda è tale da decenni e ha preso un altro slancio, diciamo, con Putin, è tale che è enorme, insomma, perché è riscrittura della storia. Era lei che accennava proprio nell'incontro con Corti. Sono i propagandisti che stanno, nemmeno gli storici, sono i propagandisti che stanno riscrivendo i libri per la scuola per quanto riguarda la storia della Russia. Esattamente. Allora, sicuramente la propaganda ha un ruolo perché noi ci immaginiamo sempre la propaganda come qualcosa di consapevole, cioè Putin ordina alla propaganda di mentire sapendo qual è la verità. Il meccanismo non è questo. Putin ordina alla propaganda di dire quello che lui Putin crede, anche perché Putin, essendo un uomo di retaggio molto sovietico, molte cose le crede, quindi è un circolo vizioso molto più complesso di così. Putin ordina alla propaganda di dire certe cose che lui ritiene vere e poi comincia a credere a questa propaganda, perché siccome è la propaganda a dirlo, ecco che diventa vero. Motivo per il quale, e questo ancora prima della guerra, dato che lo testimoniavano anche molte persone che hanno avuto a che fare con Putin, che Putin è molto reticente, molto restio a credere, accettare un punto di vista diverso dal suo. Cioè, se qualcuno gli dice che, non so, la riforma dell'istruzione non funziona come pensava lui, è molto probabile che lui andrà a cercarsi un altro ministro dell'istruzione che gli dirà quello che vuole, che è stata quella selezione avversa che lui ha operato nel corso degli anni, fino a portarlo a mettere a capo dell'esercito dei servizi segreti persone che gli dicono quello che lui vuole sentire, che è un tipico meccanismo delle dittature, anche qua Putin non ha inventato assolutamente nulla di inedito, che è il motivo per il quale tutte le dittature, molte dittature nella storia finiscono con una guerra ingiusta quanto non vincibile e con un gruppo dirigente dal quale piano piano vengono eliminati tutti i potenziali oppositori o critici fino ad avere soltanto degli yes men che portano il capo supremo al disastro. Appunto, l'abbiamo visto accadere in tante altre circostanze, per citare di nuovo il caso da manuale della Germania nazista, per esempio. Quindi sicuramente c'è un problema di propaganda, ma c'è anche un problema di gestione politica, cioè il sistema politico russo, tornando all'arcaico, un sistema molto, molto arretrato, molto primitivo, è un sistema dove l'assioma anche di chi non appoggia questa guerra e la considera un disastro è: una volta che la guerra è finita, è finito il regime, cioè il regime non può perdere le guerre. Che a pensarci, sì, è vero che i regimi autoritari molto spesso non sopravvivono alle guerre che essi stessi lanciano proprio perché non sanno fermare. Però il consenso a questa guerra, secondo me, è talmente basso in Russia, e non sto parlando, attenzione, del consenso alle motivazioni di questa guerra. Cioè, io credo che una buona parte, se non la maggioranza, è molto difficile quantificare, sia dei cosiddetti russi comuni, sia del gruppo dirigente, vorrebbe
vincere questa guerra, conquistare l'Ucraina, negare all'Ucraina il diritto di esistere e russificarla. Credo che questa sia un'opinione condivisa da una buona parte, se non da maggioranza dei russi. Però credo anche che buona parte, se non la maggioranza dei russi, si rende conto che è una guerra che non si può vincere e che porta la Russia al disastro, all'isolamento internazionale, alla crisi economica, alla dittatura, eccetera, eccetera. Quindi credo che il consenso a questa guerra e alla gestione che Putin ha di questa guerra sia talmente basso che annunciare che questa guerra finisce per un motivo o un altro, alla fine, secondo me, gestita adeguatamente con l'utilizzo anche della propaganda, paradossalmente potrebbe semmai far durare il regime di Putin. Però la scuola politica dalla quale viene Vladimir Putin non contempla questo tipo di giravolte, cioè è una mentalità nella quale la marcia indietro non è prevista. La marcia indietro la fanno solo i deboli. Nel momento in cui sei un debole, il tuo diritto di essere il più forte non ha più legittimità e quindi vieni sostituito. È una mentalità politica da branco di lupi, fondamentalmente. Cioè, nel momento in cui non riesci più a mordere, ti mordiamo noi, no? È molto primitiva, però purtroppo questa è sia la scuola politica ereditata in buona parte dall'Unione Sovietica, sia quella scuola politica che Vladimir Putin ha fatto come vice sindaco di Pietroburgo negli anni 90, in mezzo alle lotte politiche, alle cosche mafiose e a una, diciamo, visione sia della politica che degli affari molto forstuavita mea, insomma, e purtroppo la sta riproducendo su scala nazionale e internazionale. Sì, manterrebbe ancora per questa sua analisi in cui dice che è la Russia di Navalny che per la sua opposizione ha trasformato il padrone del Cremlino, la cito proprio qui, ha trasformato il padrone del Cremlino da un conservatore più o meno autoritario, attento alla sua immagine di governante rispettoso dei principi del diritto internazionale, in un dittatore. Cioè, perché la mia ipotesi è leggermente differente. Non lo era già fin dall'inizio, da quando è riuscito a diventare il successore di Putin, non era, Di Yeltsin. di Yeltsin, non era già con questa marcia non l'aveva forse così chiara, di ricostruire qualche cosa che fosse l'Unione Sovietica, e da qui la sparizione richiesta da sempre dell'Ucraina, perché leggendo tutte le storie dell'Ucraina emerge sempre questo. Sto leggendo quella la più recente di Krizik, se pronuncio bene, e lì la questione è sempre di questa. No, allora distinguiamo le cose. Che il background politico e ideologico di Putin fosse questo, non c'è dubbio. Cioè, veniva da quel mondo lì e anzi aveva scelto di vivere in quel mondo. Cioè, se si è uomo credente a KGB, chiaramente non lo si è per caso. Che l'indipendenza dell'Ucraina non fosse stata accettata e digerita dalla maggior parte dei russi, questo non c'è alcun dubbio, cioè che l'indipendenza dell'Ucraina venisse considerata una sorta di scherzo della storia dalla maggior parte dei russi, che potevano accettare un'Ucraina formalmente indipendente soltanto a condizione di immaginarla comunque come proprio protettorato, che è quello che è successo per anni. Fino a che non si è capito che l'Ucraina invece aveva un'idea totalmente autonoma di se stessa, della propria cultura e soprattutto del proprio sviluppo politico, che l'Ucraina voleva andare con l'Unione Europea e l'idea che una colonia, o anzi più di una colonia, perché una colonia è comunque qualcosa di altro, ma un pezzo di Russia, quello che i russi hanno sempre considerato, è tutto a torto. Un pezzo di Russia, una sorta di, cioè gli ucraini sono sempre stati considerati parenti poveri, cugini di campagna, in un razzismo oltretutto diciamo, quasi ufficiale. Quindi anche su questo non c'è alcun dubbio. Il problema è il dire il fare. Che Putin avesse detto in diverse circostanze che l'Ucraina è uno stato pagliaccio, che
È ridicola l'idea che l'Ucraina sia uno stato indipendente, eccetera. Sì, ci sono numerose testimonianze che lo certificano ed era la stessa cosa che poteva dire qualunque tassista moscovita, intendiamoci. Cioè, questo era un qualcosa che a livello di conversazioni, battute, eccetera, traspariva molto in Russia. Non diventava politica. La Russia aveva riconosciuto l'indipendenza dell'Ucraina, la Russia aveva rapporti diplomatici con l'Ucraina con scambio di ambasciatori fino al 23 febbraio del 2022 a Kiev c'era un'ambasciata russa. Diciamo a livello di rapporti internazionali, eccetera, eccetera. Quindi qui si tratta di distinguere quello che c'era nella testa di Putin, che probabilmente ha ragione lei. Era più o meno le stesse cose che c'erano nella testa di una neoretica del KGB degli anni 70. Il problema era quello che voleva, diciamo, i limiti del lecito che il presidente della Federazione Russa invece si rendeva conto di poter superare o meno. Noi, per esempio, abbiamo visto tutti come nel 2014, quindi già Crimea annessa e già a Donbass invaso parzialmente. Gli famosi accordi di Minsk sono esattamente l'ammissione di Putin di non poter più andare avanti. Cioè, cosa succede? Nell'aprile del 2014, diciamo, dei mercenari russi, chiamiamoli così, guidati da esponenti dei servizi segreti russi, organizzano rivolte nel Donbass che poi diventano invasioni anche con l'utilizzo di truppe regolari che Mosca negherà sempre di aver inviato nel Donbass. C'è una guerra breve e estremamente cruenta nel corso della quale l'esercito ucraino, in quel momento un esercito ancora molto sovietico, totalmente impreparato alla guerra, male addestrato, peggio armato, disorganizzato, eccetera, riesce a prezzo di un sacrificio mostruoso, comunque riesce a fermare le truppe russe. O meglio, le truppe russe avrebbero potuto avanzare, ma a quel punto sarebbe dovuta diventare una guerra su larga scala come quella che è diventata nel 22. A quel punto non si riusciva più a fare un'operazione, una covert operation fondamentalmente con delle truppe travestite da volontari del Donbass, eccetera, eccetera. A quel punto bisognava invadere con tutta la potenza dell'esercito russo. In quel momento Putin questa cosa non la fa e non la fa per un motivo molto semplice. Non perché non abbia in mano un esercito, aveva in mano più o meno lo stesso esercito che ha oggi, insufficiente totalmente a invadere l'Ucraina, ma abbastanza sufficiente a invadere il Donbass. Non lo fa perché ci sono già le prime sanzioni, è già stato espulso dal G7, dal G8 dopo l'annessione della Crimea, si trova già in un isolamento e vuole uscire da questo isolamento, vuole tornare ad avere un ruolo internazionale che lui tanto ha cercato nei primi 15 anni della sua permanenza al Cremlino. Cioè lui vuole essere quello che partecipa alle vicende del mondo, non quello che viene escluso. Quindi Putin si ferma. E si ferma e accetta gli accordi di Minsk, che sono fondamentalmente, questo oggi se lo ricordano in pochi, sono degli accordi sul reintegro alcuni distretti delle regioni di Donetsk e di Luhansk nell'Ucraina, cioè non sono accordi per decidere che sorte avrà il Donbass, indipendente o meno, sono accordi che riconoscono che il Donbass è ucraino. Poi successivamente le parti hanno litigato per 8 anni sul modi per implementare questi accordi e oggi Putin accusa l'Ucraina di non aver rispettato gli accordi, mentre sono abbastanza evidente che è il contrario, ma in ogni caso in quel momento Putin si ferma e fa, non dico un passo indietro, ma comunque si blocca, perché in quel momento per lui era estremamente importante rimanere dentro un sistema internazionale. Con il passare degli anni, invecchiando, in un sistema che lo adulava sempre di più, con informazioni appunto sempre più deformate che gli arrivavano perché era lui stesso a richiedere informazioni che lo compiacessero, eccetera, eccetera, non cambia la situazione, cambia la valutazione dei rischi-benefici che Putin fa. Comincia a dire, anche dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, che gli dà questa idea falsa appunto nella sua visione di forte e debole
di quanto gli Stati Uniti secondo lui siano deboli e quindi, non parliamo poi dell'Europa, che quindi scapperanno appena lui mostra un po' di forza. Quindi l'impianto, diciamo, ideologico rimane sì più o meno quello. Quello che cambia è la valutazione del potenziale di quello che Putin può permettersi, di quello che di come funziona il resto del mondo. L'impianto, diciamo, il bagaglio mentale di Putin, l'impianto mentale di Putin probabilmente è rimasto più o meno lo stesso di quando era una giovane recluta del KGB o di quando era un presidente agli esordi. Quello che è cambiato è la sua percezione di quello che può permettersi, che invece è frutto anche di appunto di 20 anni di potere indiscusso, di assenza di critica, di appunto questo circolo vizioso a propaganda che diventa una sorta di profezia che si autoinvera e quindi di una valutazione sempre più acritica e sempre più distorta anche di quello che lui stesso poteva permettersi, sia all'interno del paese che sulla scena internazionale. A questo aggiungo anche un'ultima piccola considerazione, diciamo, di tipo ideologico, perché è vero che Putin sta ricostruendo di fatto l'Unione Sovietica e si vede proprio anche nella sua, diciamo, nelle sue preferenze, se vogliamo, anche estetiche, nel modo in cui ripete i cliché della propaganda sovietica, eccetera, per esempio quella appunto sui nazisti ucraini, sull'equiparazione tra nazionalismo e nazismo ucraino, eccetera. Però è vero anche che almeno formalmente Putin più volte ha invece condannato l'esperienza dell'Unione Sovietica, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle autonomie nazionali, sostenendo di richiamarsi molto di più all'impero russo, almeno in cui la visione dell'impero russo, diciamo, non esattamente da storico preparato che lui ha, cioè di uno Stato unico che non concede alle minoranze etniche o alle regioni alcun tipo di autonomia se non una blandissima autonomia culturale e linguistica. Sì. Bene, io la ringrazio infinitamente per questo incontro. Invito chi segue queste interviste a leggere il suo libro, perché è importante per intendere il conflitto in corso, per intendere questi suoi attori, per intendere molte cose e grazie per queste che sono delle novità per me, quindi permette ancora di più di intendere qualcosa di questa guerra d'invasione e di quel che può accadere in Russia nei prossimi anni. Grazie ancora. Grazie, grazie a lei. A presto.